Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Alessio su Dinamo Pionga. Eccoci qui nel Papa Egemone sul mondo, che ormai si è caricato al 60%. No, sì, vabbè, al 60%, guardate che bonus che ti dà, praticamente meno 2 di National Unrest. Oh, magari è questo quello che non ci sta a far più uscire i ribelli. Però, oddio, i ribelli escono scriptati. No, vabbè, ma infatti, allora, siamo partiti 2 episodi fa e stavamo a 500% di sovraestensione, siamo sopravvissuti, diciamo, pompando professionalismo, anzi manpower da professionalismo, perché se no avevamo persone, cacco. Allora, mo vorrei ritornare a 80%. Questo è 15 stelle, sto generale. Cioè, questo è un generale nuovo, è una nuova categoria, proprio. Niente, stanno tutti a lavorare? Eh sì, niente. Voglio tornare a 80% del professionalismo, perché perdiamo un bonus molto forte per il fatto che... No, questi stavano in bandiera black. Dove stai, Anna? Sono stronzo, eh. Perdiamo il bonus del danno alle riserve se non stiamo almeno 80% del professionalismo. Quindi in realtà ci tocca arrivarci. Mo, qui abbiamo un esercito spagnolo da sfondare, mentre gli stiamo conquistando il Niger. Ok, gli abbiamo preso tutta Liberia, che è il nostro obiettivo di guerra. Chi è? Vabbè. Colonie spagnole, purtroppo, pure queste sono diventate grosse alla fine. Abbiamo cominciato questa guerra che stavamo anche contro il Portogallo, che poi è diventato Brasile. È per questo che le nostre colonie hanno persone, perché se no presi singolarmente le colonie spagnole o le colonie portoghesi non avrebbero avuto, diciamo, possibilità di vincere contro le nostre, le colonie. Cioè, fai così. Manca solo Valencia e da chi piace sta zona qua. Anzi, se tu cominci a arrivare verso quel forte, gli facciamo un casino. Qui ci stanno altri forti, no, quindi mo dopo che vinco qua faccio carpe at siege. No, là ce n'è uno invece. L'ho preso? No. Vabbè, ma ci siamo praticamente, eh. Ecco qui, più 915 al mese. Tutto il potere dell'Europa in un solo stato, proprio. Il Brasile ci sta facendo dei claim. Stiamo annettendo Wolgast, ragazzi. Ho visto che la percentuale è aumentata. Quindi finalmente abbiamo superato quel blocco della sovraestensione che ci fermava la Diplomatic Reputation, praticamente. Oh, che è qua? Sono 2 di inflazione. Senti, qua si sono pure elevati sti polli, vediamo che succede. Questo è proprio andato lontano. Ah, quello era l'evento. Qui? Questo me lo facciamo, vediamo qui che succede. Niente, mi hanno spawnato i trasporti. Ok, comunque ho vintone qui. Facciamo così. Mi è uscito l'evento un'altra volta da Manpower. Risolviamola in maniera barbona. Usi tutta la Manpower per addestrare i soldati. Clicchi l'evento che ti fa perdere la Manpower e annulli i soldati. È l'evento che ti mette un numero preciso come manpower, praticamente. Mo stanno arrivando i cristiani di corsa, stanno arrivando, eh. Pure scattato il mese, cacco, cioè quindi me si sono pure ghiagliati. È uscito subito, che stronzi. Ok. Questi gli abbiamo dato una bella trambata, devo dire. Ok, rifacciamolo subito. Allora ragazzi, qui stiamo viaggiando sulle 10.000 manpower al mese, tanto per dire, eh. 10.000 nuovi reggimenti al mese potremmo fare, cioè 10 reggimenti da 1.000 al mese. Oh, quasi abbiamo annesso la Francia. Appena chiudiamo sta guerra, scala qualche punto diplomatico e ci apriamo alla Francia, ragazzi. Non possiamo continuarla quell'annessione, lo sapete perché? Perché la Francia è occupata, purtroppo. Essendo la Francia occupata, non può andare avanti l'annessione.
Dove scappati mia? Oh zì, ma questi impongo più tornare in, in bandiera normale? Devo stare per forza in bandiera black? Ah, oh, eccoli qua comunque, sono tornati. Ci metto il generale a 3 stellone. Tieni, quello nuovo, la nuova categoria proprio. Oh, Valencia, ho ripresa, a posto. Aspetto per far canale di Kiel, non me ne frega niente. Questo? Niente. Ah, qui ho vinto. Qua volevo fare carta e sigillo, però non mi conviene più. Non mi conviene più perché sta tornando tutto l'esercito indietro, non mi pare a caso. Oh, poi è arrivato pure il momento di fare altre state house, raga, perché sto full governo incapaci di per magia. Cioè, c'ho la governo incapaci di ovunque. Oh, ho messo Wallcast, ragazzi. Ho messo Wallcast. Manca solo Stettino. A quanto sta Stettino? Stettino non lo pio, cacco. No, Stettino non lo pio. Faccio backward saligation. Vai. Stettino è tornato ad essere un... L'ho fatto? Sì, è tornato ad essere indipendente. Questo ci darà il modo di poterlo attaccare tra 5 anni. Solo 2 province. No! E lo ripiamo. Senti, Casti. Tu costi 2,77. Se te posso levare 77 sopra estensione. E ti sciolgo l'alleanza col Congo. Che ne pensi? Che ne pensi? Levo queste isole estremamente pericolose. Voglio chiudere perché così sfrutto quel bonus e mi piove la Francia, ragazzi. Però che fa in tavi sta roba? Lo so. Vabbè, ho capito. Mi dai in cazzo, zì. Manco così. No, quella la voglio. No, continuo allora. Continuiamo. Se proprio la metti in questi termini, rispondo. Tiè, liberiamo tutte le province nostre. Qui ci lascio un blocco là fermo. Intanto, ma quello è tornato bandiera normale. Oh! Intanto tutto anglicano è diventato, siccome ho perso tempo, Ho sfondato un altro po' di gente della Spagna qui. Questi stanno a scappare, però è una colonia, non è proprio la Spagna. Ok, vai e vai. 41%. Cominciamo a salire, tanto non abbiamo nemici validi, diciamo, che potrebbero attaccarci all'improvviso. Mettiamo altra gente agli own subject. Guarda quanti cazzo di subject ci abbiamo. Ok, riuniscite. I gor stanno viaggiando, Oh, guarda quanto costano ste province, oh! È l'ora di sfondare qualcuno. Eccolo qua, 7000 li ho cioccati. Stanno con Lucchetto, gli faccio piagne. Eccoli qua. Questi i pio? No, i pio, questi stanno a venire qua. Mi stanno arrivando a pia l'esercito qua. Quindi in realtà gli faccio cuore questi. La Spagna si rende. Sti due l'ho ripresi. Ho liberato tutte le province. Tranne quella. Ok, 70.000 stronzi. Vado a prendere sti 22 che sono rimasti... Non si sono incastrati, però i pio. Intanto voi avvicinatevi tutti qua. Oh, sti 22 li lascio per terra. Perfetto. E poi sti 25 li lascio per terra. Ho ripreso una provincia, riunitevi che sono una cifra, nemici. Vai a ripiare la capitale a Colonia. Stanno bene, stanno bene.
Oh, sta ritorna pure la manpower. Non ho più fatto il professionalismo. Questo è l'esercito di guerra. Lo cancello. Queste navi le lascio là un attimo. Gerba l'ho ripreso. Riunitevi tutti qui. Ecco qui altri 14. E li ho sfondati. Perfetto. Ok, questi sono tornati qui, vediamo che succede. Do fuoco al terreno. Generale a 3 stellone in difesa. Oh, guarda che ventini che arrivano comunque, eh. Due di roba, tutti i bonusini. No, no, non caccia là. Oh, manca solo una schermata, manca solo una schermata di roba. Qui stiamo conquistando tutto, 80.000 sono in realtà, ci stanno provando, stanno arrivando tutti insieme. 40 amministrative power oppure 7.000, pago 7.000 volentieri, cacco. Oh, li ho proprio trombati. Ok, non ci vengono più, allora io li inseguo. Anzi, devo inseguirli appunto che becco sti 28.000, perché sennò mi ammazzano gli esercitini del Carpet Siege. Eccoli, li vedi? Il mio incubo, cacco. Da fuoco al terreno e scappo. O salvo questo? No, non lo salvo. Qui ho beccato altri 9 e li ho cioccati. 48%. Qui sto facendo riunire tutti. Non lo becco ancora questo da 28. Dove sta? Dove sta? Dove sta il mio esercito? Eccolo qua. Mamma mia quanta gente gira qua. Mo' riprendo la capitale della colonia. Questo era quello che era il boss dell'esercito questo un tempo. Stava a marcia forzata. Lo ciocco? Lo ciocco! Perfetto, ciocco quello da 28. Riuniamo questo esercito un attimo. Dove sta Danna? Sarà Narrano. Perfetto. Famo così. Un'altra conversione. Oh, raga, sono finiti i musulmani nei nostri territori, incredibile! Pernambuco, perfetto, questo mo dovrebbe... C'è forte? Non lo so se il forte capitale può catturare province. Infatti no. Infatti no, perché non sta a carica niente. Sì, è perfetto, famo così. Questo andiamo a fermare sti 45, ma qua perdo, cacco, andate qua. Oh, l'ho sfondato, perfetto, fermate là. No, dammi i punti. Mamma mia che attacco ambizioso. Oh, ci siamo. Ok, mo che t'ho sfondato per bene, 50%, che ce dai? Ce lo dai, quello che t'ho chiesto. Oh, ce lo dà, ce lo dà. Aggiungiamoci qualcosa. Questo ce lo dà, 62, 65. Ok. Vabbè, ma perché un po' non continua? Che cambia? Ah beh, poi devo mettere da nulla l'alleanza col Congo. Che cos'è qua? Ah, military access, ok. No, devi annullare col Congo. Togliamo queste tre province. Ti faccio un truce break proprio che rimane nella storia. Una destabilità pure Eriksfjord. Eriksfjord mi sembra un posto norvegese. Come si chiama? Eiri
Groenlandia. No, per due instabilità, sì. Groenlandia, te stai proprio regolare, cacco. Allora, perché nastro chiude? Perché in realtà c'ho ancora da fare i gore, quindi diciamo che non è che c'è, non è che ci aiuta più di tanto, cuore. Ok, qui ho cercato altri 25. A pari ho cominciato la manifattura? No, non l'ho cominciata perché prima ero occupata dai rivoluzionari. No, fai farm estate, vai, idea. Guispati, che cos'è? Oh, ho liberato la capitale dalla colonia, perfetto. Mamma mia, quanti eserciti c'hanno questi. Andiamo là a scioccà, andiamo qua. Intanto la percentuale continua a salire, ragazzi. E la sovraestensione continua a scendere. Fermate. Oh, 114.000 manpower, c'ho. Con tutto che stiamo a continuare a fare guerre costanti. Oh, lo sciocco? Altri ribelloni? Ah, mo stanno a ritornare, vai, ci mancavano. Guardai, l'abbiamo preso noi, perfetto. Andiamo a ammazzare i ribelli prima che li liberano nelle province della Spagna. Oh, io ho cioccato qualcuno. Tutti. Io ho sdraiati. Niente, niente. Stanno a ricominciare a uscire. Ci siamo. Beh, già ho vinto io. Scusa, come hanno ripresa qua sta provincia? Non l'ho mai liberata, forse? Questi qua, perfetto, vanno qui. Lisbona l'ho ripresa io. Per Marcoso. Continuiamo. Oh, stanno a finire i musulmani, ragazzi. Stanno a finire i musulmani. Cioè, in realtà rimangono nel mondo, eh. Non abbiamo eliminato l'Islam. E quello praticamente devi fare War Conquest, perché arrivano fino in India. Ma pure in Indonesia ce ne stanno una cifra, quindi praticamente devi ritrovi a fare One Fate se vuoi eliminare i musulmani. I musulmani in realtà sono quelli con cui devi fare la One Fate, in quanto la maggior parte del mondo è musulmano nel gioco. 33.000 contro 25, qua perdo, forse mi sono suicidato. No, oddio, ho fatto un casino. Esercito spagnolo fa piangere. Andiamo qui, prendo sto castellone. Kumasi l'ho vinta io. Una simil carpet siege. Ho fermato i ribelli pure qua. Buono, buono, si sta strillando. Tecnologia diplomatica. E che? Che me fa? E i navi sono un po' più forti. Vabbè, che non lo fai? Sì, quello lo fa, dai. Ok, qui. Ma quanto sta a volare sto disastro? Abbiamo pure un disastro per la stabilità. No, ovviamente sta fermo. Ok, qui. Qua si sono suicidati. Tiè, faccio così e così, tiè. È finito l'esercito spagnolo. Cioè, mamma mia che accerchiamento, mamma mia che accerchiamento! Però è sopravvissuto. Tiè, Moshi, Borbu, dove sta la nanna? Tiè, tiè. Oh, ah, stavo premendo. Ok, vai. Dove sta la nanna? Non si sa. Dagbon sta la nanna. Niente. Cammina tutti storti. Mamma mia, guarda quanto cazzo costano sti core. Ho 60%, un altro 10% easy. Che è minia. Sono riusciti qua.
Senti, comunque rimettiamo i cristiani in posizioni utili, uno qua in Italia, uno qua, penso qui, dai. Poi nel caso addestriamo qualche cristiano nuovo dopo. Che qui l'ho sfondato, sti tre. Ma questi ne sai, c'hanno pure zero manpower, questi, eh. No, aspetta, ho guardato male. C'hanno 11.000 manpower. Vabbè, stanno rovinati, insomma. Ok, cioccato. Cioccato un altro esercito, cioè sempre lo stesso in realtà, eh. Finito, tiè, perfetto. Mo' inseguiamo l'ultimo esercito spagnolo. Eccolo, eh. Bonnie. Oh, questo? Mamma mia, che schifo. Che schifo, sto papa. Non ci voleva. Tiè, arresto in Catholic Provinces. Facciamo questo e mo posso mettere, grazie a quella cosa che abbiamo sbloccato, il papa come generale. Oh, mazza, due stellone è uscito. Ok, mo io manderei sto papa a combattere e magari muore. E se muore mi cambia subito il papa. Cioè, c'ha pure il malus. Tullucan, mo do cazzo sta. Ah, eccolo. Hanno ripreso un'altra volta la capitale delle colonie. Andiamo a liberarle un'altra volta. Ok ragazzi, mancano 40 anni di gioco. Se mo la Castiglia ci accetta di tradire il Congo, perfetto, perfetto, c'è. Sì, annul treaties with Congo. Fammi vedere se Brasile è ancora indipendente. Sì, è ancora figlio del Congo. Quindi con questo posso aggiungermi altre province. Oh. Allora ragazzi, mo tra un mese gli faccio un truce break pauroso, calcola. Truce brick pauroso proprio. Tiè, vai qua. Questi stanno andando a difendermi qua. Mettiamoci il papa e magari gli prende in corpo. Prendiamo un altro generale. Ah, questo diciamo, se avessimo giocato con monarchie, l'avrei fatto vedere subito. Il papa o il re, insomma, qualunque roba del genere, non ti viene considerato come generale extra, quindi effettivamente devo ritrovare 6 su 5 senza che c'è il malus di quanto stai a pagare. Allora, mo, finiamo la missione della Francia. In realtà se io muoio faccio guerra un'altra volta a Castiglia, poi non posso fare i corpi. Quindi diciamo che ci ritroviamo un'altra volta bloccati per un bel po'. Però, insomma, possiamo dichiarare guerra a Stettino. Alleato dalla Svizzera, perfetto. Appena la Svizzera finisce la tregua. Giugno. Giugno e lo sfondo. Ok, ci piazziamo subito qua. Tiè, guarda, questo va a Stettino, quello va là. Uno va qui e uno va qui. Ok, mo finisce la Svizzera e Stettino, ragazzi. E mi sa che finiscono pure i cosi, finiscono gli eretici. Ci siamo! La Francia sta andando avanti molto lentamente, però sta andando avanti. Le conversioni sono quasi finite! Allora, prima facciamo sta guerra tattica contro quelli là, allora dai. Sono ritornato praticamente a 300 sulla estensione senza batte ciglio, perché ormai ci siamo abituati a ben altro, calco. Fermo qua e fermo qua. Cioè, a noi ci piace proprio sta situazione ormai, dentro un must. Però se sto papa non muore, è un problema, è un casino. Guarda, ci metto. Bovino. No, Baldovino, Bovino, mi pareva un nome strano. Bovino. E la provincia che confina con tutte e due qual è? Neumark, perfetto. Perché sennò dopo quella.
cominciano il Tour de France e ne vi più quei 7.000 di stettino. Sull'isola, come ci piace a noi. Allora, vai. Oh. Vai. Abbiamo finito anche le isole qui? Guardiamo la mappa religiosa, ragazzi. L'Europa è fino a qua giù, fino alla Cancancia. Tutto cattolico. Quanto costa Castiglia adesso? Ah, questo so io. Ammazza, costo 9.000. Faccio del cazzo. Due guerre. Allora, con due guerre, 40 anni, sicuramente con una guerra sola, vediamo se ha trovato un alleato. Manchu. Come Manchu? Ah, vabbè, fanno schifo, per fortuna. Cioè, gli spagnoli sono alleati con i Manchu. Cioè. Boh. Vabbè, comunque. Finisce lo stocchino. The Nizli ho vinto io. Mo' ricomincia un'altra tornata dei ribelli. Comunque, già me lo sento. Come stiamo messi a governi incapacili? Una merda stiamo messi. Ma perché stanno ancora a costruire State House? Ah, sì. Guarda quante ce ne stanno. Ok. No, comunque è andata bene. È andata bene questo guerrone. Ammazza. Alla fine è durato un po', durato 3 episodi, ma in realtà non è passata tanto tempo del tempo utile che ci serviva. A sto io credo che ci devo fare il core ancora, quindi non mi va di fare. Non mi va di fare così. Cioè, devi farci subito la fornace. Tiè, famo altre fornaci qui. C'è altre State House. Perfetto. Ma faccio qui in Groenlandia una State House, una vergogna proprio. Senti, ma qui? Ah, qua già l'avevo messa da assai. Che cos'è qua? Brasile, perfetto. I nostri cristiani dove stanno? Ok. Ah, dobbiamo fermare quei 12.000 là. Questi devono andare ancora a salvare la nostra situazione. Mo, lo sai che potrebbe succedere? Che Brasile diventa indipendente, eccolo qui. Se Brasile diventa indipendente, se riallea la Castiglia è un casino, calcola, è un macello. Rifacciamo un'altra guerra gigante. Senti, mo' maggio dichiaro la Svizzera e poi ridichiaro la Spagna contro Cebreac. Pauroso proprio, eh. Questo proprio contro la legge. Questo proprio gioco non te lo dovrebbe consentire, ma noi lo famo lo stesso. Yeah, vai qua, vai qua. In Russia non so più uccidi, per fortuna spero che non riescano. La Trevor Commonwealth è finita. Pensavo di averci più tempo. Vabbè, l'attacco, che me frega. Ok. Vai, si comincia un'altra tornata frizzante. Quello lo lasciamo fermo là. Questo lo mandiamo qui. Questo lo facciamo salire qui. Mo ricomincia un'altra tornata di attacchi frizzanti. Allora mo ci pensiamo se dobbiamo fare subito il truce break con la Spagna. Ci pensiamo un attimo. Mo intanto regoliamoci su quanto possiamo togliere al Commonwealth, che adesso vale 4 guerre. Quelle sono 4 guerre. Non poco, non poco devo dire. Mi hanno culato una nave, era la nave del Wolgast che avevo lasciato là perché me l'ero scordata. Tin l'abbiamo preso, eccolo qui, è finita la tregua con la Svizzera, eccola qui, eccola qui, eccola qui. Stettino non ci viene, che bastardo. Sta 2.000 in debito. Du province sta 2.000 in debito. Oh, questo sta a ballare. Vai, vabbè, insomma, mo bevo la Svizzera. Qui non uso i punti diplomatici. Questo è niente, sono usciti zeloti. Allora sei proprio stronzo, cacco. Proprio stronzo allora, 20 del prestigio, che ci posso fare con questo prestigio? Niente.
Allora, no, guarda, mi conviene aspettare. Aspetto, non faccio il truce break, anche se avrei potuto, perché visto che mo devo fare queste altre guerre, in realtà poi finisco a 600% sulla estensione, garantito proprio. Questo lo va, brisgiamo? Lo sciocco? No, non lo sciocco. Cominciato il Tour di France. Per Nabucco ho vinto. Che cos'è per Nabucco? Per Nabucco è la capitale del Nuovo Ciampino. Ok, sì, perfetto. Altri ribelli? Che cosa? Quando tu fai una guerra, poi basta. Escono solo i ribelli nelle colonie. Queste province fanno veramente cagare. Ok, andate qua. Senti, io già lo so come va a finire. Tu vai qui, anzi, una provincia più grossa non c'è? 53, uno di questi va qua in zona. Perfetto, così quando escono i ribelli li sfondo. La battaglia di Ryazan, anzi, l'assedio di Ryazan, credo, l'ho vintone. Ecco i cristiani del Commonwealth che, rispetto alla guerra precedente, sono veramente pochi. Cioè, la guerra precedente c'era 300k, mo stavolta ce n'ha 300k, vabbè, sono loro, sono quelli di prima allora. Ok, sono finiti i svizzeri. Questa sarà una guerra super easy. Mainz, tra 4 anni. Scandinavia, tra 5 anni. Perfetto, perfetto. Allora, visto che ci siamo, abbiamo un sacco di soldi, finiamo il video facendo tutti i forti nei punti tattici. Così almeno i ribelli quando riusciranno non ci fanno piangere. Non li faccio qui perché probabilmente ancora non ho fatto i core in quella zona. Facciamo qui. In Crimea c'era un forte marcio. Lo facciamo lì. Perfetto, perfetto. Qui abbiamo fatto tutto. Ok, poi voglio fare le carte house perché in realtà questa governing capacity che finisce a bomba non mi piace. Abbiamo finito le carte house un'altra volta. Facciamo le state house. Mamma mia. Mamma mia, i soldi infiniti, se può dire. Perfetto. Allora, ragazzi, ormai ci siamo. Come vedete, il dominio del Papa sull'Europa è proprio incontrastato, anche se non sembrava così negli ultimi 3 video. Io con questo vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo episodio. A presto.